inizia adesso una tavola rotonda nella... Ecco, nella quale si discute di lavoro, di diritti, di cosa fare, di come farlo. Conduce e modera la tavola rotonda Rita Borioni, e gli ospiti protagonisti del mondo del lavoro sono Marco Arizza, Felice Mezzina, Andrea Cipriani, Andrea Ranieri, Andrea Marcucci. Prego. Sì, abbiamo tre Andrea su 5, che mi sembra un'ottima media. Allora, grazie a tutti. A me sta soltanto, visto che i nostri tempi sono, come dire, stretti, diciamo compatti, che stretti è più brutto. E, il mio ruolo è soltanto quello di porre alcune domande e di togliervi la parola a un certo punto, se, o comunque invitarvi alla brevità, diciamo così, e la, un po' la fiera degli eufemismi. E, dunque, parliamo di lavoro. Allora, noi abbiamo qui tre lavoratori della cultura, non che gli altri, come dire, ma le altre due sono rappresentate dalle, rappresentano delle istituzioni. Allora, chiedo ai lavoratori, e quindi direi da partire da Marco in avanti, una domanda semplice, se vogliamo anche banale, ma una domanda che bisogna farsi. Ecco, cosa significa lavorare, essere lavoratori della cultura, e tu, e ancor più cosa significa essere lavoratori della cultura in tempo di crisi? Parte Marco Arizza. Sì, allora intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, io sono Marco Arizza, sono un archeologo della Confederazione Italiana Archeologi. Che cosa significa fare l'archeologo oggi in un momento di crisi in Italia? Allora, sicuramente rispetto a, all'archeologo rappresentato nell'immaginario collettivo e soprattutto primo novecentesco, in cui noi abbiamo riconosciuto i nostri maestri e in cui l'archeologo non era che un intellettuale erudito, colto, molto spesso assai ricco o comunque dirigente e impiegato nella pubblica amministrazione. Oggi come oggi l'archeologo invece è un attore in tutti i sensi del mercato dei beni culturali. Il problema è capire se ci sono le prerogative perché l'archeologo continui a svolgere il suo ruolo di attore nel mercato o rimanga vittima di questo mercato. Uno dei problemi, che sono ovviamente molti, che affliggono il mestiere dell'archeologo indirettamente, è la cronica ma progressiva carenza di fondi al Ministero dei Beni Culturali. Il Ministero che ha in capo l'onere della tutela dei beni archeologici è progressivamente ostato nello svolgimento della sua, del suo dovere di tutela, appunto da questa carenza di fondi. Il rendere farraginosi i meccanismi della tutela può e potrebbe portare all'inceppamento del meccanismo. Che cosa significa inceppare il meccanismo della tutela? Significa non tutelare più i beni archeologici in Italia. Non volendo fare a tutti i costi il malpensante, quindi non volendo per forza leggere un piano scientifico e dettagliato di demolizione della tutela dei beni archeologici in Italia, quindi cercando di non essere malpensante, di certo non mi aiuta e non ci aiuta ad esempio l'approvazione dell'ultimo decreto di Roma Capitale. Altro non è che un ulteriore tentativo di delegittimazione del Ministero dei Beni Culturali e delle sue prerogative. Un altro dei problemi che l'archeologo italiano che svolge la sua professione nei giorni d'oggi è la totale disomogeneità dei percorsi formativi che ci portano ad essere archeologi. Da Ateneo ad Ateneo e da alcune zone d'Italia ad altre zone d'Italia la formazione non è assolutamente omogenea, cosa che accade invece per le professioni più storiche, più classiche. Un avvocato esegue l'esame di diritto pubblico o diritto privato allo stesso modo in Trentino come in Sicilia. La disomogeneità dei percorsi formativi porta a non avere
una piattaforma di base comune in grado comunque di essere riconosciuta e che possa portare in qualche modo ad una definizione dei termini professionali, diciamo così. E quindi sicuramente sarà necessario ripensare i percorsi formativi sia di base universitari sia post-universitari, che dovrebbero tendere i percorsi post-universitari ad un approfondimento della professionalizzazione dell'archeologo e invece spesso porta a un approfondimento delle tematiche più prettamente umanistiche, che sono sicuramente imprescindibili, o comunque scientifico-culturali, che sono sicuramente imprescindibili, ma che devono necessariamente essere affiancate da tematiche più tecniche e da tematiche più connesse alla realtà lavorativa. Vi faccio un esempio. A mia conoscenza, non sono sicuro ma sono quasi certo, non esiste nel percorso formativo di base universitario, quindi nei primi anni di università, di formazione universitaria di base, non esiste una cattedra che insegni al futuro archeologo professionista, ad esempio, quali sono i rischi sul lavoro, i rischi di cantiere, quali sono le problematiche connesse alla sicurezza, la legislazione di base dei beni culturali è demandata alla scuola di specializzazione e non ai corsi base universitari. Tutto questo ovviamente non può che inquadrarsi perfettamente in una logica che vede il codice dei beni culturali italiano, il testo unico dei beni culturali italiano, normare quelle che sono le leggi di tutela dei beni archeologici, scivolando con grande eleganza nella definizione dell'archeologo. Non è mai citata la figura dell'archeologo all'interno del codice dei beni culturali. Questo non aiuta ovviamente al riconoscimento della figura professionale, quindi credo di poter affermare con una certa tranquillità che pensare oggi come oggi ad un ordine degli archeologi sia quantomeno anacronistico, se non in controtendenza con quelle che invece sono le linee europee. Benissimo. Sì, evidentemente la figura dell'archeologo è cambiata, sono cambiate le esigenze e mi sembra che invece ci sia una profonda, come dire, consapevolezza di essere soprattutto dei lavoratori. Ecco, e adesso lo chiedo invece a Felice Mezzina, che è un musicista, che, come dire, rispetto a la musica, al teatro, come dire, l'uso del termine artista per autodefinirsi, no? Sembra è stato molto spesso quasi in contrapposizione a quello di lavoratore. Ma ci si trasforma in lavoratori invece proprio in un momento, in momenti di crisi, come ha detto Matteo Orfini nella sua relazione? Questa risposta è abbastanza elaborata. Io innanzitutto non sono solo musicista, ma un operatore, quindi, ma collaboro anche col sindacato, con SLC, di cui sono rappresentante, SLC-CGL. E quindi intercetto anche gli umori di un numero abbastanza ampio di operatori, miei colleghi. Sì, quello che dici è vero. Il lavoro nel settore della musica è considerato, ed è stato considerato, spesso anche a livello legislativo in Italia, come un lavoro da dilettanti, da dopolavoristi, da gente che si deve divertire, che quindi non produce, se non in casi pochi e riconosciuti come eccellenze, delle professionalità. Questa ovviamente è una visione così antica da essere addirittura primitiva e non è assolutamente più rispecchiata nel panorama europeo da almeno 60 anni. Solamente in Italia si continua a riproporre dei luoghi comuni di questo tipo. I musicisti, i produttori di spettacolo, soprattutto spettacolo dal vivo, si qualificano attraverso vari tipi di percorsi professionali ed hanno come risultato questi percorsi delle professionalità estremamente raffinate ed elevate che al di fuori del nostro paese, in tutta l'Europa occidentale, vengono riconosciute per fortuna attraverso vari tipi di tutele. Venendo al nostro scenario invece, noi abbiamo una situazione che è paradossale. Un'assenza di legislazione in materia di spettacolo e di produzione spettacolare che io oserei dire che è vergognosa e che miracolosamente fino ad oggi ha inciso in maniera per fortuna estremamente piccola sulla qualità e sulla quantità dei prodotti che nonostante tutto gli operatori continuano a sfornare. Le produzioni spettacolari italiane sono tra le più richieste non in Europa ma nel mondo perché hanno una qualità superiore da questo punto di vista.
Allora, il primo problema è che la maggior parte di questi operatori, così come è stato riconosciuto da altri interventi precedentemente, tranne una piccola parte di occupati con contratti stabili, per esempio nelle fondazioni, fortunati loro, sono operatori discontinui, intermittenti, usando questo orrendo termine che mi dà da lampadina natalizia che si accende e si spegne, il che vuol dire che la legge ci riconosce come lavoratori soltanto nel giorno in cui lavoriamo. Io faccio un concerto a settimana, gli altri 6 giorni li passo a qualificarmi, cioè a studiare, a preparare le prossime produzioni discografiche e concertistiche. Per la legge questo lavoro non esiste e quindi non è tutelato, il che vuol dire un'assenza gravissima in Italia di reti protettive che possano quindi portare questo lavoro che noi facciamo a livelli qualitativi superiori, non solo, ma anche a intercettare quello che oggi è il mercato. Il mercato oggi è essenzialmente europeo. Non dobbiamo più illuderci che esistano dei mercati localistici, quelli sì da delegare ai dilettanti e ai dopolavoristi. È per questo che bisogna guardare esattamente a cosa è successo nel resto dell'Europa, dove legislazioni molto più accurate, proprio nel senso di costruzione di tutele, come diritto di sussidio di disoccupazione. In Italia non esiste, qualcuno ha ricordato prima una sentenza della Cassazione che ha annullato la possibilità da parte dell'INPS di erogare sussidi di disoccupazione, requisiti ridotti a tutti i lavoratori artistici italiani. È una cosa assurda nella sua demenza. Esiste una legge del 35, periodo fascista, che dice che gli artisti non hanno diritto a questo, invece i lavoratori tecnici e le maestranze sì. Allora, questa è veramente una cosa ridicola, come anche il fatto che l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo non riesce, per carenze programmatiche, a erogare pensioni e quindi succede che accumula un fondo sterminato di 1.500 miliardi di euro che non possono essere erogati perché richiedono dei massimali fuori da ogni logica di mercato. Allora, a questo punto io passerei evidentemente la parola a Andrea Ranieri, perché questa questione dell'EMPALS e di questo tesoretto, che insomma tesoretto è un tesoro di 1,5 miliardi di euro, due miliardi di euro, ecco, cosa bisogna farne e che rischi sta correndo in questo momento? Ma io mi sono confrontato su questo tema come delegato nazionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani alla Cultura, però avendo fatto in passato per tanto tempo sindacalista, scoprendo, lavorando un po' sui bilanci EMPALS, mi ha colpito una cosa: c'è un attivo, un tesoro di 2 miliardi adesso complessivi, e l'anno scorso l'ente pensionistico dei lavoratori dello spettacolo ha visto un attivo di 350 milioni. Insomma, si potrebbe quasi dire che i lavoratori dello spettacolo danno allo Stato quanto lo Stato gli dà col FUS, più o meno, no? Con un attivo straordinario. Quindi, questo anche per farla finita col discorso continuo che siete assistiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la seconda cosa è ragionare sull'origine di questo attivo. Questo attivo è un furto ai danni dei precari, nasce da una ingiustizia strutturale a cui non si è posto rimedio, cioè nel senso che il fondo pensionistico dei lavoratori dello spettacolo è negativo perché, per le ragioni che diceva lui prima, la metà dei lavoratori dello spettacolo la pensione non la prenderà mai. E quindi perché non raggiungono i requisiti minimi per cui il loro lavoro venga riconosciuto ai fini pensionistici, i famosi 120 giorni all'anno. Per cui il mondo dello spettacolo è quello, come si dice in termini previdenziali, con un brito termine, più pieno di lavoratori silenti, cioè di lavoratori che pagano i contributi e la pensione non la prendono mai. Questa è la situazione. Allora, la proposta che io avevo avanzato, trovando anche un certo ascolto dalle categorie dello spettacolo, sia quelle sindacali che quelle imprenditoriali, era di costruire, a partire da questi fondi, quella che io chiamo una cosa simile alla cassa edile. No, gli edili hanno una cassa che gli permette di intervenire nei periodi di intermittenza del lavoro, di pagare lo stipendio anche quando piove e non possono lavorare, e comunque di erogare anche contributi figurativi
per i periodi di non lavoro. Ecco, lì c'erano, in quel tesoretto ci sarebbero state le risorse per avviare un istituto mutualistico che poi andrebbe contrattualizzato, gestito direttamente dai lavoratori e dalle imprese dello spettacolo. Adesso c'è, io credo, guardate, sto discorso va forse reimpostato, perché credo che la cosa è anche la più semplice che può fare il governo è scioglierlo l'EMPALS e andare come l'INPDAP e andare a un solo fondo pensionistico. E però credo, e mi rivolgo alla politica, poi noi abbiamo chiesto un incontro al governo anche come ANCI, coordinamento delle regioni e province, queste cose la diremo, che però nel momento che si fa il riordino, che si unifica il sistema pensionistico tutto sotto l'INPS, insomma, di valutare chi entra in questo sistema con dei debiti e chi entra in questo sistema con dei crediti. E questo tesoro, che è frutto del lavoro precario non riconosciuto, e deve essere la base, a mio parere, per mettere il primo mattone di un welfare lavoristico per i lavoratori dello spettacolo. Grazie ad Andrea Ranieri. Allora, un altro lavoro che sicuramente è in la maggior parte dei casi precario è certamente quello dei restauratori. Ci troviamo di fronte a un altro grande paradosso, tale che il restauro italiano è una delle, come dire, eccellenze. Io sono sempre un po' dubbiosa quando si usano troppo, no, questi superlativi, perché poi trovo che ci sia sempre sotto un po' invece una sottovalutazione nella pratica. Perché, ecco, cosa vuol dire, lo chiedo e lo faccio dire molto meglio di me a Andrea Cipriani, ecco, cosa vuol dire fare il restauratore oggi in Italia in tempo di crisi e, come dire, anche in assenza di una vera normativa di qualificazione? Cosa vuol dire vivere in questo limbo? Allora, intanto saluto tutti e non vorrei accodarmi al... mi accodo al, diciamo, un po' alla lamentele che ho sentito un po' da tutti per i tagli, per tutte cose che noi, per la mancanza di politiche culturali, tutte cose che anche il mio settore, quello del restauro, vive. Devo dire che, a differenza di altri comparti del settore, il restauro sta subendo un processo di riordino che ormai va avanti da una decina d'anni, credo, senza per ora trovare una soluzione. Quindi noi dovremmo, come restauratori, sentirci in qualche modo fortunati o privilegiati per questo, e in realtà no, non è così, perché il 90% degli operatori subisce questo processo di riordino e lo trova discriminatorio. Gli aspetti contestati e contestabili sono talmente tanti che non vi tedio con questo. Ne ricordo solo, dico solo che la selezione indetta dal Ministero, che conferirà il titolo di restauratore di beni culturali, prevede uno sbarramento temporale al 16 dicembre del 2001, per cui si annullano 10 anni di attività professionale, non consentendo a restauratori che attualmente continuano legittimamente ad operare, ad usarli ed a dimostrarli per continuare nella propria professione. A questo ci aggiungiamo i tagli, ci aggiungiamo la mancanza di politiche, la mancanza di politiche di tutela e quant'altro, ho sentito già anche prima, il quadro non è esattamente dei più felici. E nonostante questo, però, vi posso assicurare che ci sono migliaia di persone in tutta Italia che continuano quotidianamente a lavorare con grande passione, cercando di sopperire veramente con uno spirito di sacrificio che forse ha un qualcosa del missionario, ecco. Continuano a sopperire, a portare avanti e a tutelare questo patrimonio culturale, questo patrimonio immateriale, fatto dai saperi, dalla passione, dalle esperienze di queste persone. Rischia di andare veramente perduto se il processo di qualifica degli operatori rimane così e non si consente di far valutare anche gli ultimi 10 anni, come sarebbe logico, credo. Non penso che si possa obiettare su questo.
vorrei, e questo è un auspicio che faccio anche al Partito Democratico, che però so essere così sensibile all'argomento, che questo patrimonio immateriale di sapere, di persone che veramente si dedicano con spirito, ho detto prima, concedetemi la parola, quasi, è quasi una vocazione, e non credo che riguardi soltanto i restauratori, ma credo che tutti quelli che abbracciano una professione nel settore dei beni culturali in qualche modo lo seguono una specie di vocazione, altrimenti qualche volta parlando con i miei colleghi ci viene da dire ma chi ce lo fa fare? Cioè potremmo cambiare lavoro, invece no, perseveriamo. Allora io vorrei che questo patrimonio di persone, di conoscenze, di sapere venisse valorizzato, venisse visto come un giacimento, un valore aggiunto, un giacimento inesauribile proprio per questo, perché è animato dalla passione che tutti quanti ci mettiamo. Quindi ci sono tante cose negative, tante note negative, mancanza di politiche e tutte, però facciamo forza su questo, sull'amore che tutti noi abbiamo per il nostro lavoro. Quindi un sì. Messaggio d'ottimismo, ecco, volevo lanciare. Poi naturalmente, al di là dell'amore e della passione, affinché tutto questo venga conservato, tramandato, eventualmente affinché diventi anche, come dire, lavoro tutelato e ricchezza, serve il legislatore, e quindi qui entra in campo evidentemente il senatore Marcucci. Ecco, allora ho domandato cosa significa lavorare, essere lavoratori della cultura, e invece a te domando cosa significa lavorare per i lavoratori della cultura, cioè legiferare o comunque cercare di, in un panorama così sgretolato, così dove mancano tanto i diritti e tanto le regole, ecco, cosa significa? Cosa, da che parte si va? Grazie, anch'io faccio un saluto a tutti. Allora, intanto credo che si debba partire da un concetto generale, cioè il problema che noi viviamo anche come diciamo rappresentanti di istituzioni o comunque coloro i quali sono chiamati a normare l'attività culturale, la salvaguardia del patrimonio, la loro valorizzazione eccetera, è un problema di fondo, cioè il problema è che la cultura nella percezione della politica, soprattutto di un certo tipo di politica, però lo possiamo forse affermare anche in termini generali, non è considerata una priorità strategica per il nostro paese. Allora, se noi non partiamo dal rimuovere il primo concetto base, no? Diventa tutto difficile, diventa poi molto arduo, diciamo, anche sostenere certe tesi all'interno delle assisi parlamentari o delle commissioni preposte. Per cui noi, l'occasione è ghiotta e da un punto di vista della tempistica è perfetta, noi speriamo che cambi qualcosa con il nuovo governo. Cioè, mentre era palese, chiaro, evidente come la cultura nella sua complessità fosse considerata un costo anche un pochino fastidioso che andava sopportato ma sicuramente non supportato, ecco, noi speriamo che da oggi si apra un capitolo nuovo, il che non vuol dire necessariamente da subito soldi, erogazioni, fondi perduto o d'altro, ma vuol dire ripartire da un concetto base. Per un paese come il nostro, che detiene il patrimonio culturale che detiene, che ha la capacità di attrattiva che ha la capacità di produzione culturale che è altrettanto importante, bisogna partire dal concetto che la cultura è un grande patrimonio e la cultura è utile al nostro paese e è un grande investimento per la prospettiva. Ecco, facendo questo poi le cose forse diventano più facili. La questione dei restauratori, parto dall'ultima, in realtà chi ci lavora è stato molto cortese rispetto a questa vicenda, perché le norme che sono state via via diciamo introdotte negli ultimi anni sono norme devastanti, che hanno limitato in maniera drammatica l'accesso a questa professione, riducendo diciamo dell'80% almeno i professionisti che stavano operando in questo settore, in una logica diciamo di conservazione, di lobby, di vantaggio di alcuni, probabilmente penso di sì, io personalmente penso di sì, arrivando a degli eccessi incredibili. Cioè la nostra normativa è arrivata a dire che in Italia un restauratore che negli anni passati è stato assunto dal Ministero dei Beni Culturali
con un concorso per restauratore, ha vinto il concorso e poi una legge voluta dal Ministero dei Beni Culturali fa in modo che lui non possa essere più restauratore. Quindi abbiamo fatto delle cose allucinanti. Ora, noi abbiamo fatto un confronto lungo, anche difficile, siamo arrivati alla presentazione di una proposta di legge che prova semplicemente a ritornare a una situazione di complessiva giustizia, cioè chi ha svolto questa professione, chi è stato già valutato dal Ministero dei Beni Culturali perché le sovrintendenze gli hanno affidato degli incarichi importanti e delicati, quindi è già stato certificato, possa semplicemente continuare a fare il proprio lavoro e a dare il proprio contributo alla ricchezza e allo sviluppo del nostro Paese. E quindi abbiamo messo insieme una norma, credo abbastanza condivisa anche dalle associazioni degli operatori e anche studiata con il loro contributo, in modo che si possa arrivare velocemente, senza costi per il Ministero e quindi per lo Stato, a riavere una situazione di normalità. Poi da lì in poi si può partire anche con una normativa nuova, una normativa diversa. Abbiamo fatto un confronto col precedente governo, abbiamo avuto qualche piccola apertura formale che poi si è trasformata in una proposta di legge del Consiglio dei Ministri, sinceramente che poi raccoglieva molto poco di quello che noi gli eravamo andati ad indicare. Però credo che di lì si debba necessariamente ripartire e devo dire che le nomine di Cecchi eccetera, insomma, credo ci possano far sperare che una collaborazione fattiva, anche perché questa collaborazione nei gruppi parlamentari all'interno delle commissioni in realtà la stavamo trovando, c'era proprio un problema di strategia e di coerenza dell'attività del Ministero. Quindi cosa vuol dire lavorare per chi lavora per la cultura? Intanto provare a fare delle buone leggi, che spesso ahimè sono delle leggi normali legate al buon senso, che permettano agli operatori di far bene il loro dovere come hanno fatto per anni, quando oggi invece qualcuno glielo vuole impedire. Questo sui restauratori. La stessa proposta di legge afferma il concetto, ritorna al concetto, Giovanna Milandi se ne è occupata a lungo, delle professioni dei beni culturali che vanno normate nella loro complessità. Noi crediamo in questo anno residuo si possa però far passare una norma transitoria che afferma questo concetto, e credo che se il governo ci darà una piccola sponda a livello parlamentare ci sono oggettivamente le condizioni per andare avanti e per sanare almeno alcune vicende, le più semplici, perché se ci diamo per questo anno obiettivi troppo ambiziosi probabilmente non riusciremo a fare niente di buono. Se ci diamo degli obiettivi concreti, definiti, diciamo, e condivisi, probabilmente riusciremo ad arrivare in fondo a qualche percorso. Magari sull'Empals ci torno dopo. Allora, parlo brevissimamente, due osservazioni. Al contrario di quello che si è detto sempre, cioè che hanno detto molti ministri del governo precedente, ovvero che i lavoratori della cultura sono dei privilegiati, i lavoratori della cultura sono dei parassiti, l'impressione invece è esattamente, come dire, molto diversa. Invece regalano 1,5 miliardi di euro al bilancio dello Stato, due, mi continuo a ripetere, e non hanno diritti, non mi sembra che ci siano dei grandi privilegi tutto sommato. E un dato invece ve lo voglio dare io: l'Italia, per quanto la cosa possa sembrare straordinaria, è dopo la Cina il più grande esportatore di prodotti culturali e creativi, ed è un dato assolutamente incredibile. Mi pare che si parli di circa 28 miliardi di dollari di esportazioni. Cioè, non possiamo certamente dire che questo sia un settore, come dire, no? Che va a chiedere qualcosa a qualcuno. Allora, qui abbiamo avuto una serie di esami di problematiche. Ecco, chiedo intanto a Marco, ecco, al di là dei problemi, quali possono essere le soluzioni? Il senatore Marcucci ha fatto cenno a una proposta di legge per la qualificazione dei lavoratori del settore dei beni culturali, cioè, non per la qualificazione ma per il riconoscimento. E tu cosa ne pensi? Allora, io raccolgo l'invito del senatore e problematiche complesse e articolate, proposte semplici e chiare. Il ripensamento del percorso universitario affinché possa volgere alla vera professionalizzazione degli operatori, degli archeologi operatori nel settore dei beni culturali.
il riconoscimento formale della figura dell'archeologo, lo stavate accennando prima, e quindi riprendere in mano quella proposta di legge firma. Scusa Marco, ti interrompo un attimo soltanto perché sono d'accordo sull'archeologo, ma non dimentichiamo che ci sono gli storici dell'arte, i bibliotecari, gli archivisti, i diagnosti e, come dire, i restauratori e così via, perché ci tengo anche per ragioni personali. Assolutamente sì. E l'individuazione di tariffe di riferimento, dal momento che non esiste un ordine e che non lo stiamo ovviamente chiedendo e quindi è impossibile stabilire dei tariffari minimi, quantomeno l'individuazione di tariffe di riferimento che siano uniformi a livello nazionale e che siano per cui ci sia la possibilità di fare degli aggiornamenti. L'uscita, per quanto riguarda i liberi professionisti, dalla gestione separata dell'INPS. Annualmente gli archeologi versano migliaia di euro in contributi che non vedranno mai, che non gli verranno mai restituiti sotto forma previdenziale. L'applicazione di contratti e di forme contrattuali che già esistono, che possono consentire una vita lavorativa migliore e più tranquilla per chi fa l'archeologo, e sono i contratti collettivi nazionali come quello dell'edilizia che prevede la figura dell'archeologo o quello della funzione pubblica, e quindi anche mettere in condizione chi deve applicare questi contratti di poterlo fare ovviamente. Un altro problema che diventa quindi una proposta, la quasi impossibilità di accesso al credito da parte delle imprese che lavorano nel settore dei beni culturali e che vantano dei crediti nei confronti soprattutto di pubbliche amministrazioni e che quindi non gli consentono di sopravvivere e di far sopravvivere i propri dipendenti, i propri collaboratori in condizioni quantomeno umane. La possibilità di impostare per le gare d'appalto che prevedono la categoria S25, e cioè scavi archeologici, la possibilità di non utilizzare soltanto il criterio del massimo ribasso, ma quello della media mediata, e soprattutto la possibilità della valutazione non solo del criterio economico per l'aggiudicazione della gara, ma anche della valutazione dei titoli e del curriculum scientifico della società o dei professionisti che partecipano alla gara. E alla fine, in ultimo, ce ne sarebbero tante, ma per essere concisi, una proposta molto pratica, ma che secondo noi potrebbe avere comunque delle ricadute occupazionali non indifferenti, e cioè l'introduzione nei piani regolatori dei vari comuni d'Italia di una norma che già esiste per il piano regolatore di Roma e di Firenze, che prevede che qualunque modifica che è in programmazione, che prevede di intaccare il suolo, debba preventivamente essere autorizzata dalle sovrintendenze archeologiche competenti. A primo impatto questo potrebbe sembrare un rallentamento delle pratiche di sviluppo edilizie, eccetera. Vi assicuro che così non è, perché intervenire in caso di non richiesta di autorizzazione e quindi interrompere dei lavori in corso significa allungare i tempi, creare problematiche di ordine giuridico, di vincolo in corso d'opera, eccetera, eccetera. Programmare preventivamente significa anche pianificare le attività edilizie e le attività di sviluppo urbano. Grazie. Sicuramente significa tutelare meglio il patrimonio culturale, ma anche velocizzare i lavori. I lavori della metropolitana di Roma, che si sono, come dire, per una parte finiti prima del tempo previsto, è anche dovuto appunto all'applicazione di questa norma. Allora, per i lavoratori dello spettacolo, naturalmente della musica, ma come dire, ci sono una serie di evidenti analogie, ecco, invece un po' di problemi li abbiamo identificati evidentemente, ma quali possono essere alcune soluzioni che voi proponete al di là del problema, o comunque ivi compreso il problema dell'EMPALS? Allora, innanzitutto l'elemento che è già venuto fuori e che con forza bisogna ribadire, il cambiamento della strategia originaria da parte di chi governa nei confronti dello spettacolo e della produzione spettacolare, non più inquadrarlo in una voce di spesa, questo è già stato detto, ma bisogna chiederlo a questo punto con forza, ma come una voce di investimento, perché questo è un settore produttivo che occupa, e nessuno se lo ricorda, 1,5 milioni di persone oggi in Italia, nonostante la crisi, nonostante queste condizioni veramente demenziali del mercato del lavoro italiano. Questo è importante perché fino ad oggi le soluzioni adottate
per uscire dalla crisi hanno previsto solo pesantissimi tagli lineari che hanno avuto come unico effetto quello di vanificare professionalità che occorre anni, in alcuni casi un decennio, per ricreare. Hanno costretto la gente a cambiare mestiere, ad emigrare. Io ho la fortuna di, come didatta, di riuscire a mandare ogni anno fuori dall'Italia 2 o 3 alunni a iscriversi a conservatori esteri, Olanda e Francia, dove istantaneamente quei meccanismi gli permettono di entrare immediatamente nel mercato di lavoro e di produrre ricchezza, paradossalmente, per quei paesi che li hanno accettati. Questo è un assurdo. Tra l'altro voglio ricordare che noi chiediamo da diversi anni come sindacato un tavolo interministeriale, che è urgente, perché non è un problema che riguarda solo il Ministero della Cultura, questo riguarda il Tesoro, riguarda il lavoro, riguardano delle regole da ristrutturare, delle leggi di sistema di cui oggi abbiamo una necessità assoluta, perché non è più il caso di dire che corriamo il rischio che pezzi della produzione spettacolare italiana vengano distrutti. Si stanno già e sono stati già distrutti pezzi importanti della produzione spettacolare italiana che non potranno essere con facilità ricostruiti. Questo è un problema gravissimo. Delle leggi ci occorrono immediatamente e vi voglio ricordare che negli ultimi 3 anni comunque i parlamentari del PD, i rappresentanti del sindacato, hanno collaborato alla creazione di 2 proposte di legge che non saranno ottimali, ma possono essere estremamente funzionali, che giacciono nei cassetti della Commissione Bilancio, dopo essere stati approvati by partisan. Questo è un assurdo. Perché? Perché sono state considerate voci di spesa e quindi non sostenibili, mentre quello che succede fuori dall'Italia dimostra che nel breve periodo di qualche anno una serie di regole di questo tipo non solo vengono ripagate da quello che succede, ma creano ricchezza di ritorno e quindi investimenti a loro volta, un meccanismo virtuoso di investimenti che produce ricchezza culturale innanzitutto, identità culturale quindi, e anche, se lo vogliamo dire, occupazione qualificata culturale. Sì, io ricordo il dato che ha dato Matteo Orfini nella sua relazione iniziale, quando ha detto che, riportando una ricerca che è stata fatta, i paesi che in Europa hanno l'offerta culturale più scadente sono la Grecia, l'Italia, il Portogallo, la Spagna e l'Irlanda. Questo ci dovrebbe far venire i brividi sulla schiena, credo, perché considerato qual è la condizione economica appunto di questi paesi, ecco, pensare che no, non si debba investire invece proprio in questo settore. Allora, si è parlato di una proposta di legge fatta dal Partito Democratico rispetto ai restauratori e quindi chiedo al restauratore di darci una sua opinione, ecco. Allora, io faccio un attimo il punto della situazione. Sono stato effettivamente abbastanza buono rispetto alla nostra situazione. Ma perché? Perché veniamo da anni di impegno e di lotta. Io volevo sottolineare una cosa: c'è una forza politica, ci sono dei parlamentari che si stanno impegnando, ci sono delle persone, delle associazioni, delle persone che si impegnano. Cioè, io vorrei che il messaggio che esce da qui sia un messaggio positivo: le cose si possono fare, ma ora si possono fare. Finora non era possibile, ora sì. E se non ora, quando appunto? Quindi io mi aspetto che dall'impegno di tutti, dall'impegno del Partito Democratico, che ho visto riesce a farlo, perché con i restauratori hanno fatto un lavoro veramente paziente e certosino, mettendo insieme tutte le associazioni, vi assicuro pomeriggi anche di litigate, di discussioni, cioè sono stati anche loro un po' martiri. E poi c'è la sponda politica che porta avanti la cosa, quindi si può, si deve. Io volevo appunto lanciare cioè permettetemi una piccola parentesi, cioè sento tante lamentele giustificate, per carità, io le vivo sulla mia pelle, però insomma c'ho voglia di un vento nuovo, ecco, di cambiare un attimo la barra del timone, guardiamo positivo, ecco, scusate, è un piccolo sfogo insomma. Basta. Ho finito, sono stato breve. Allora, io invece adesso voglio domandare una cosa a Andrea Ranieri, perché insomma, Andrea Ranieri è l'ANCI. Cosa accade della cultura nel federalismo?
Un disastro. No, è facilissima, non c'è. Né nei livelli di prestazioni essenziali dei comuni non c'è nessun riferimento alla cultura come un servizio che gli enti locali devono rivolgere ai cittadini, non esiste né nei compiti delle regioni né nei compiti delle province. Cioè la cultura non è considerata un livello di prestazione essenziale. Attenzione, questo è particolarmente grave perché i comuni investono, hanno investito in cultura mediamente il 3,5% del loro bilancio, che non è poco se pensiamo che lo Stato investe lo 0,20% del proprio bilancio. E quindi si può dire che il grosso della spesa culturale in questo Paese è stata sostenuta dalle città e dai comuni. Allora, cosa succede? Che i tagli, il fatto che io spero, non so cosa farà il mio partito, quali sono gli obiettivi di cambiamento più forti che chiederà al governo, secondo me una priorità assoluta è chiedere che si allenti la morsa sui bilanci degli enti locali. Gli stati generali della cultura che abbiamo fatto come comuni a Roma a settembre, dicendo che io vorrei che i comuni, gli economisti cominciassero a calcolare i costi dell'ignoranza, che sono davvero tanti. Sì, io aggiungerei soltanto, qui ho visto alcuni sindaci, alcuni amici che vengono da città come Piazza Armerina, Siena, Benevento, in cui, e tante altre, ma anche Roma evidentemente, in cui la cultura è la prima delle attività produttive di quella città. E pensare che certi comuni non possano più investire o comunque diventi, no, non più una priorità investire in cultura e si debba invece prima mettere davanti tutta un'altra serie di cose, la trovo un rischio anche per l'economia vera e propria di queste città. Allora io chiedo al senatore Marcucci di, come dire, fare lui una chiusura di questa tavola rotonda che è stata, come dire, spero abbastanza agile. E do la parola al senatore Marcucci. Grazie. Parto da quello che si riferiva sulle amministrazioni comunali e vi voglio raccontare in maniera molto breve un aneddoto. Io, come sentite, sono toscano, in particolare vengo dalla provincia di Lucca. Ieri sera ero a fare una manifestazione del PD in un piccolissimo comune della Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, che recentemente ha avuto l'onore di entrare tra i borghi più belli d'Italia, comune di 2000 abitanti. Ha ricevuto un richiamo ufficiale della Corte dei Conti, perché quando ha ottenuto questo riconoscimento ha deciso di fare una conferenza stampa e sembra che abbia speso per organizzare questa conferenza stampa 120 euro. Ma siccome la spesa l'anno precedente era stata di 4 euro, ha potuto spendere massimo 80 euro e quindi la Corte dei Conti l'ha chiamato e l'ha diciamo sotto l'occhio del ciclone, insomma, questo per rendersi conto delle leggi, diciamo, che vengono da Roma qualche volta, cosa portano sul territorio. Allora, io credo che la conclusione sia questa: noi ci auguriamo che in queste settimane sia cambiato il vento, si sia voltata pagina e si possa ricominciare a lavorare nell'interesse della cultura del nostro paese. Bisogna farlo nel paese, in contatto con i professionisti della cultura, con chi ci lavora, chi porta ricchezza e buon nome del nostro paese nel mondo, perché facevo l'esempio dei restauratori, ma altrettanto gli archeologi e i musicisti sono il miglior biglietto da visita che il nostro sistema paese può avere e può giocare nel mondo. Ovunque siamo apprezzati per la loro professionalità. Allora bisogna smettere di dimenticarcene quando svolgiamo la nostra attività legislativa, facendosi carico delle responsabilità che magari non sono nostre, ma sono della classe politica. E quindi bisogna lavorare. Allora abbiamo detto la legge sulle professioni dei beni culturali e dei restauratori, una cosa piccola che non costa, questa non costa nulla al Paese, la possiamo fare. Un'altra cosa piccola che non costa nulla ma è molto importante è che finalmente il Ministero dei Beni e Attività Culturali si decida a fare una programmazione del FUS che sia triennale. La seconda vergogna nazionale è un fatto meno conosciuto ma altrettanto importante.
un comune della mia provincia, Sant'Anna di Stazzema, è famoso per, diciamo, gli eventi tragici della Seconda Guerra Mondiale. Come governo Prodi, con la collaborazione delle amministrazioni locali, abbiamo finanziato e costruito il Parco della Pace, un museo che ricorda i grandi eccidi nazisti e fascisti che ci sono stati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, il governo di centrodestra non ha voluto finanziare i 50.000 euro annui per tenere in vita il Parco della Pace. Ecco, forse partiamo da questi momenti piccoli ma simbolici e lavoriamo tutti insieme per la cultura italiana. Grazie. Bene, ringrazio gli amici che hanno partecipato alla tavola rotonda e ringrazio voi naturalmente per l'attenzione e la presenza. Grazie.